para a hora de vivo. Gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere e a fare
Non
Porque você tem a noção de que é uma coisa que não vive alemão, assim, não, não. Então, quando é que você tem um diálogo com três propósitos? Que a gente já acompanha alguém que vai ser uma coisa para vocês. Mas, o Senhor vai te nossa graça. Teve mãe em Cristo, a Deus, de novo, graça e a sua graça, por da bondade da graça. Mas é que é belo. Que é belo hoje para mim cristiano, que é bem crente, que recebe essa graça em Deus, e quando eu vou te amar do seu filho, temos que ver a parte de ver a verdadeira, você ama com o que eu acho que é comigo. E na volta, eu vou te amar com o seu filho, e vou te amar com o seu modo de ensinar. Depois, eu te amo com a sua mãe, que é o mundo, mas a noite é bela, pois o mundo não é a tua vida, é o meu mundo. È nel mio mondo, posto, nel lavoro, nella mia famiglia, nel mio quotidiano. Lui abita lì nel mio quotidiano, ma io sono finita di non vedere. E la vita si perdeva e disse, era lì in mezzo a voi, era lui che era in mezzo a voi, ma noi lo vogliamo vedere. E poi dice che dobbiamo vedere questo corpo, questa luce di Cristo, quello che ci rivela questo corpo, che ci illumina questo corpo. Ma dove possiamo vedere questo corpo di Cristo? Certo, non è che si sarà una fotografia enorme nel cielo per vedere il nuovo corpo di Dio che è illuminato. Non sarà così. Non è che si arriva su questo telefonino, un WhatsApp, e l'immagine è grattante, bellissimo, divino. Non sarà così. Non è questo corpo che noi cerchiamo e vogliamo che sia. Ma il corpo di Dio che si illumina, il corpo di Dio che si vede, è il tuo fratello. È quello che è vicino a te, quello che abita vicino a te, quello che abita con te. E lì questo corpo di Dio. Non sarà un altro tipo di volto di Dio. Non è che vedremo una volta diversa di Dio, ma la persona che va creata a sé non è messo in casa. È questo volto che noi dobbiamo vedere lo splendore della luce di Cristo. E poi un'altra cosa importante che dice Giovanni, il Verbo si fece carne. Il Verbo non è altro che questa parola di Dio, non vuole limitarsi soltanto la parola, ma vuole mostrarsi che fa. Si fa carne, si fa toccare. Questo Dio che era impensabile, inimmaginabile, questo Dio diventa totale, questo Dio diventa uno di molti, come molti, come noi. Guarda che cosa è vero di Dio. Un Dio che si impegna, un Dio che si abbassa per dire a voi che tu devi sentirti attuale, perché io sono con te e sono per te. E questo Dio che vuole assomigliarsi da te tutto il cielo del peccato per dire a voi che tu devi essere capace. Lo devi lasciare toccare. Dio si è lasciato toccare in mano dell'uomo, degli uomini, e vuole che gli uomini si lasciano toccare la mano di Dio. Cos'è che è la realtà? Cos'è il significato più importante della realtà? Pensare che questo Dio non vuole farsi vedere importante come noi immaginiamo sempre la sua divinità, impensabile, immaginabile. Questo Dio si fa piccolo e della capacità dell'uomo di farsi toccare. Si lascia se al mondo, ma si fida. Completamente d'accordo, ma noi tante volte ci fidiamo. O ci fidiamo soltanto nei momenti difficili, o ci fidiamo soltanto per la convenienza, e tante volte ci manca questa fiducia. E San Paolo, della scrittura del Padre oggi, ci parla una cosa importante, quello di ringraziamento. Di ringraziamento, dice San Paolo, noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per tutto quello che abbiamo ricevuto. E dice San Paolo, benedetto di ricordare il Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale, dice, questo Dio ci ha benedetti, quindi siamo benedetti. Se io sono benedetto di Dio, sono chiamato come fratello che è benedetto, ma perché devo maledire? Perché devo parlare male di Dio? Perché devo odiare? Perché devo fare le cose brutte se posso fratello? Se anche lui volete benedetto. E poi in lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati. Quindi la santità è una cosa che abbiamo ricevuto già prima della nostra nascita, nel battesimo abbiamo confermato questa strada, invece tante volte nella nostra vita cambiamo la strada. Quindi ne vediamo questa scelta o questa cosa che abbiamo ricevuto della santità. Quindi tante volte perché guardiamo soltanto l'esterno della persona. Non entriamo dentro l'interior per vedere questa santità, questa luce che si trova dentro di lei. Certo, come dire, ma sì, ma quale cattiva versione, sia noi che dentro il cattivismo. Ma no, bisogna avere questa fiducia totale.
faccio come cosa che dato di me si chiede a noi. Come tu ti asci anche prima di andare a scuola, ti asci anche prima di nascere, ti asci anche di sposare cosa nuova, questo momento, ti asci anche di avere questi figli, ti asci anche di avere questi fratelli, ti asci anche di avere questa parrocchia, avere questa parrocchiana, questo poco di guardo, ti asci anche di avere questi preghi, così via. Ti asci anche prima, nessuno di noi immaginava, pensava, lo sapeva. Diventano tutto di grande dire grazie a Dio. E lo spesso tutto che dice San Paolo, la comunità di Gesù. Bisogna dire grazie, perché Dio ha il mantello preparato per te. Però un'altra cosa importante che San Paolo dice è di essere figli come il Cristo. Cioè, essere figli di Dio nel Cristo. Come noi dobbiamo essere figli di Dio prendendo come esempio il figlio che è Cristo. Quello che sono materno di vita, sono sfide. Come noi possiamo confermare di essere figli di Dio se davvero vediamo la Cristo, come Cristo. Non dico di essere Cristo, no, no, non è vero. Soprattutto che bisogna imparare a vivere come lui. Come possiamo confermare di essere figli di Dio? Altrimenti quando sono stato con l'altro, non ancora in porto, ma con la fede. Come noi dobbiamo comportarci come Cristo? In che modo? Lo dico che adesso potete finire una croce, ma lui ha fatto per noi basta, sono cento. Per comportarsi con il Cristo significa vivere questo amore, questa misericordia, perdonare sempre, usare sempre la fraternità, vivere nella serenità, avere questa fiducia totale. Sono gli atteggiamenti che ci invitano a comportarsi come Cristo. Ma sapete che a volte ci mandano a vivere in questo mondo, noi non possiamo confermare di essere figli di Dio. Ma è come mettere l'olio con l'acqua. Se io sono l'olio, dentro c'è l'acqua. Io sono l'acqua, sopra c'è l'olio. Perché si manca questa identità, che si fa tutto, ma serve tutto. Quindi dobbiamo imparare da questo esempio di Cristo, che si fa piccolo e va a toccare, fino a che ti facciamo, non so se vedi grande, ma lasciamo toccare l'amore, della misericordia e l'amore. E così come abbiamo veduto nel sacro, il Verbo si è fatto grande e ha posto la sua dimora in mezzo a noi, posto la sua dimora nel nostro cuore, nella nostra vita. Quindi lasciamoci vedere, venuto da questo Cristo, che abita insieme con lui, e da lui cosa possiede, cosa ha possesso di tutta la nostra vita, di essere illuminato dalla sua luce, dalla sua misericordia. E così insieme possiamo dire grazie. Possiamo dire che noi ci portiamo questa grazia per il grazie di Dio, perché da lui ci ha scelti prima della creazione. Sia lodato Gesù Cristo. Thank you.
Isso, por exemplo,
scriamo che per ci sia la nostra deve essere assunta da te, la natura mortale è passata in terra, e noi, uniti a te, come un miracolo, condividiamo la tua vita immortale. Per questo che stiamo in salvezza, uniti a quelli degli altri, portando noi soltanto la tua gloria. Cristo, Cristo.
Obbediente alla parola del Salvatore, di forma che ciò di Dio insegna in tutto, possiamo dire.
ti è prevestito, nella quale dentro la vita dell'Epifania, premessa secondo la nostra stima, quindi alle note la valossa, che era questa la corda, per cui il vescovo, alle 10 può avviare, e 11 di tutto a Salazar. Quindi ci vediamo fra le cose. Sabato prossimo, come fosse il primo sabato del mese, alle 9 sarà stata messa in una Maria, che è preparata per la Vergine Maria. Alle 10 a mezzogiorno, la festa del corpo a Valossa. E dalle 15 alle 17 sarà il corpo qua, che è la parrocchia. Chi ha bisogno di parlare, di pensare, di verificare, di discutere, di chiare la parola. Però tutte le altre cose che il corpo sarà qua dalle 3 alle 5, dovete andare a parlare. Copriamo la nostra giornata a Maria. Chiediamo in modo speciale a tutte le persone che ci sono, che hanno bisogno della salute, del lavoro, della famiglia, della tranquillità, per i bambini, gli adolescenti, così gli abbiamo tutte queste persone nelle mani di Maria. Ave Maria. Thank you.